Ciao a tutti, bentornati sul canale YouTube di Associazione Culturale Maggiolina. È martedì sera, sono le 20 e siamo come sempre in diretta sul canale. Oggi se non sbaglio è il 12 marzo, fatemi guardare il calendario. Sì, eccoci qua, 12 marzo. Bene, questa sera voglio parlare di un paio di virus che mi sono capitati e quindi condividere l'esperienza. Ma prima vorrei eh, rispondere a una domanda che mi avete fatto via email utilizzando la nostra nuova app As Maggiolina. Qui alle mie spalle, in questa posizione, c'è la possibilità di scaricare l'app eh, As Maggiolina sul nostro smartphone Android per gli amici di Maggiolina e, e devo dire che è comodo utilizzarla per cercare i video. Tra l'altro nel pomeriggio il video pubblicato oggi era il numero 800, quindi con oggi abbiamo 801 video con questa eh, diretta di adesso e devo dire che mi faccio da soli i complimenti perché è un bel risultato. Ok, come eh, usiamo l'app? Quindi ho già il telefono pronto e andiamo a tirarla fuori ancora una volta così la vediamo. Quello che mi interessa mostrare è questo. La persona oggi mi chiedeva: Io ho il cellulare pieno, ho un sacco di foto, vorrei spostarle sul mio computer e poi liberare memoria sul mio telefono. Come posso fare? Quale video devo guardare? E quindi anch'io a quel punto mi eh, trovo in difficoltà. Lo so che ne ho parlato, ma magari ne ho parlato tempo fa. E quindi eh, utilizzo l'app, la vado nella funzione di cerca. E scrivo allora trasferire foto o oh, foto, ma facciamo trasferire foto. Eccole qua, dico cerca e qui trovo tutti i video in cui abbiamo parlato di trasferire foto, perché ne abbiamo parlato più volte, perché a volte torniamo sull'argomento e abbiamo visto sfaccettature diverse. Per cui infatti mi si chiedeva, ma come faccio poi a organizzarle in cartelle, eccetera, eccetera. Bisogna vedere. Un po' di questi video qua, quindi questo è un sistema che abbiamo per cercare all'interno di tutti questi 800 video e tirare fuori gli argomenti che ci interessano perché possono essere vari. Ma poi eh, si diceva allora il mio telefono è pieno e quindi non riesco più a metterci le cose. Oltre a trasferire le foto, vorrei anche cancellare quelle inutili, Whatsapp e quant'altro. Come mi gestisco? Beh, allora innanzitutto io direi cominciamo a utilizzare la nuvola google foto le foto ormai non si spostano più sul computer perché è un lavorone come ti sarai accorta quindi conviene mandarle sulla nuvola automaticamente e liberare il telefono così non ho da fare nessun lavoro e eh, ho il telefono sempre libero eh, della, mia, della memoria sempre la memoria libera del mio telefono grazie Esaia per l'uso della super chat per cui di nuovo qui sulla nostra app scriviamo Google Foto e vediamo in quali video ne abbiamo parlato. E ecco qua che adesso appaiono i video corrispondenti. Ovviamente io ho risposto eh, a questa cosa ma eh, avere la possibilità di gestirsi da soli si può scegliere con più facilità questi, questi video. Poi abbiamo anche parlato del liberare la memoria sul telefono, quindi al di là di Google Photo e quant'altro, ma eh, vogliamo liberare la memoria. Ah, vedo la domanda di Tiziano: Ciao Daniele, a quando risale il primo video? Eh, adesso rispondo tra un attimo. Eh, rimaniamo un attimo focalizzati su questo argomento. Allora, eh, dicevamo come liberare memoria. Quindi clicco di nuovo lì e scrivo liberare. Memoria, e a questo punto dovrebbero appar apparirmi i video in cui ne abbiamo parlato. Quindi, come liberare memoria sul telefono perché non è solo gestione foto, ma ci sono anche altre cose da fare. E eccetera, eccetera. Tiziano, appunto, chiedeva un attimo fa quando risale il primo video. Chi si ricorda? Io non ne ho assolutamente idea. Quindi, eh, vado a cliccare. Il cerca, Io so qual è stato il primo video di associazione Maggiolina, era Excel il numero 1, quindi scrivo Excel, era 1-2, scriviamo 1 per vedere cosa, cosa tira fuori. Eccolo qua, questo è il primo video in assoluto, Excel 1-2. La data per consultarla si può, basta aprire il video e sotto appare la data. Quindi ve lo lascio fare a voi e se vi capita dite anche a me la data. Ma risale a diverso, a diverso tempo fa e questo è in assoluto il video più guardato ancora oggi: è il video più guardato. Ha superato le 500.000 visualizzazioni eh, perché è molto guardato. Siamo oltre 10 milioni di visualizzazioni in tutto questo tempo e quindi è stata una bella soddisfazione. Va bene, quindi. Mettiamo da parte la nostra app, ah, non prima di aver guardato gli ultimi sette video, per vedere cronologicamente l'ultimo video. Questo è quello di oggi, il 49, dove abbiamo parlato di cosa cercare in internet, il cosa cercare nei motori di ricerca. E uno si dice, vabbè, ma cercherò quello che ne ho voglia io. Sì, però eh, per ottenere quello che voglio vedere, come e cosa cercare, appunto. È una cosa semplice, però secondo me vale la pena di essere vista. Bene, e questo era un discorso. Rimpiccioliamo pure la nostra app e torniamo sugli amici Maggiolina. L'altra cosa che volevo far vedere agli amici di Maggiolina è questa: è una novità disponibile da questa sera. Allora, è disponibile il nuovo manuale in formato PDF da leggere. Mi avete chiesto un sacco di volte qualcosa da leggere ma non c'è un manuale un libro che io possa andare a leggere e eh, no non c'è perché non, non riesco a scrivere anche il manuale eccetera eccetera però qualcuno di voi eh, Roberta in questo caso poi ci sono i riferimenti quando scarichiamo il manuale ha avuto modo e ha avuto la voglia di trasformare in testo scritto e disegni un corso eh, dei nostri, quello di videoscrittura con Open Office, per cui è possibile eh, da qui ho messo il link comodo, ma poi anche giù in fondo in tutti i riferimenti dei corsi, eccolo qua, videoscrittura con Open Office manuale in PDF, quindi le novità rimangono qui fin tanto che sono novità, poi quando spariscono da qui non è che non ci sono più, sono posizionate al loro, al loro posto. Bene, allora andiamo a vedere. Ah, Nicola mi dice come si chiama l'app. L'app si chiama As Maggiolina e al momento è scaricabile solo all'interno del sito Amici Maggiolina. Per cui bisogna entrare nel sito e dopodiché si può scaricare l'app. In futuro sarà anche sul Play Store. Eh, andiamo a vedere il manuale così vi faccio eh, rendere conto di quanto lo ha fatto bello Roberta. Eccolo qua. Eh, ogni video un file per cui ci sono state 18 ehm, lezioni, 18 video di Open Office e qui ci sono tutti quanti i 18 file eh, di testo eh, che è possibile consultare sono in formato PDF. Grazie Francesco per l'uso della Super Chat, importantissima per noi. Bene, ne premiamo uno per andarlo a vedere. Ci devo cliccare sopra due volte ed eccolo qua. Eh, ogni file è composto magari di più pagine con disegni che aiutano a, a capire insomma un libro proprio un libro ben fatto parola per parola con gli stessi esercizi dei video quindi un libro eh, un manuale che segue in tutto e per tutto quei, quei video. Per cui ringrazio molto Roberta di questo perché per me è stato un bel, un bel regalo. Per noi direi che è stato un bel regalo. Andiamo ad aprirne un altro perché sono veramente belli da vedere, eccetera. Eccoli qua con i vari disegni e tutto. Bene. E rispondo di nuovo a Betty che vedo sulla, sulla chat come si chiama l'app. L'app è As Maggiolina. Non ci siamo preoccupati di un nome in particolare As Maggiolina perché segue il nome del canale, perché è disponibile all'interno del, del canale, per cui c'è solo, solo quella, è facile da scaricare. Eh, ok, ah ecco, vediamo la risposta è Edo che mi dice il primo video è in data 2013, per cui è passato un po' di tempo. Eh, Un'altra cosa volevo dire, siamo prossimi a compiere gli anni anche con le dirette. La prima diretta è stata fatta il 5 aprile del 2016. Da allora ci vediamo tutti i martedì, tranne qualche festivo che c'è stato eh, in mezzo, diciamo, però ci vediamo da un bel po' ed è una bella soddisfazione anche quella. Grazie Pietro per l'uso della super chat. Bene. Di cosa parliamo questa sera? Allora, mh, ci lasceremo un po' di spazio anche per il vostro domande e risposte, questa sera è un po' che non, che non ne parliamo, ma approfittavo per tornare sul discorso virus. Perché eh, ho avuto notizia di qualcuno che è stato eh, diciamo pesantemente penalizzato da questi virus, eh, proprio pesantemente e poi mi è capitato di, di riceverne e quindi di, di mettermi nei panni di chi riceve questo genere di virus. Quindi vado in Aruba Messaggi, ho già tenuto da parte quei due messaggi che mi sono arrivati sotto forma di virus. In questo caso si tratta di virus ingannevoli, cioè nel nostro computer non è arrivato un virus, ma eh, a parole per, per iscritto cercano di farci cadere in inganno e quindi di farci spendere dei soldi allora il primo email mi arriva da aruba.it sospensione del dominio il dominio è inteso come l'indirizzo internet www.associazionemaggiolina.it www qualcosa d'altro io ne ho diversi e mi dicono guarda se stiamo per sospenderti il dominio Aruba è il mio gestore e mi informa che c'è qualcosa che non va sta per fermare tutto che eh, per, ovviamente per chi ha il sito internet è un guaio queste cose ti arrivano se non paghi puntualmente se sei in ritardo con i pagamenti o se mancano due o tre giorni ti dicono guarda che dopo quel giorno lì se scade tu eh, se non hai pagato eh, si, si spegne non sparisce ma si spegne fin tanto che tu non paghi quindi ti avvisano prima in caso di dimenticanza così tu possa in modo che tu possa Provvedere per tempo. Bene, andiamo a vedere di cosa si tratta. E qui, gentile cliente, si è verificato un errore. Bla bla bla. Rinnovo automatico del questo è il sito. E in questo caso, io non ho questo dominio e quindi siamo già a posto questa email. Non mi riguarda, ma a volte arriva proprio con il nome di uno dei miei domini. Per cui mi dico: Caspita, ma mi pareva che scadesse a maggio. Siamo a marzo, non è che domani scade, c'è cioè tempo fino a maggio a pagare. E quindi mi devo preoccupare di andare a verificare. Questa è un'email falsa qui, mi raccontano un po' di cose, tutto ben fatto, proprio come quando arriva l'email ufficiale e quindi tu sei portato a pensare che ti stanno avvisando eh, che c'è qualcosa che non va e quindi dicono guarda eh, devi aggiornare i dati bancari al link sottostante quindi tu clicchi qua arrivi alla schermata aggiorni ti verrà debitato un euro rimborsabile per verificare la, la ve validità della carta di credito e ci sta perché a volte queste cose Vengono effettivamente fatte ad esempio su PayPal quando tu abbini una carta di credito, ti tolgono un euro per vedere se funziona, ma dopo una ventina di giorni te lo ridanno. Quindi c'è questa cosa per cui tutto collima diciamo se non per il fatto che l'indirizzo in questo caso è sbagliato ma quando arriva col tuo indirizzo tu sei portato a pensare che è, che è giusto grazie Luciano per l'uso della super chat il problema è che quando vai al tuo modulo qui qui non vai sul modulo di Aruba qui vai sul, su una pagina internet di un qualcuno eh, che ti carpisce i dati della carta di credito perché tu glieli fornisci Pensando che sia il tuo gestore di siti che utilizzi sempre e quindi eh, sei convinto di, di, di mettere a posto una situazione. E quindi quando tu gli dai la carta di credito e eh, mica ti scalano un euro solo, ti scalano tutto quello che c'è, eh, per cui in questo caso eh, perdi dei soldi, devi disattivare la carta di credito, trovi un sacco eh, di pasticci in sostanza. Quindi. Questa è un'email a inganno, ok? Eh, se io a questo punto mi dico: ah, caspita, ma è quello giusto o è quello sbagliato? Non devo assolutamente cliccare su nessuno di questi link interni all'email. Mettiamo che io eh, decida di verificare. Mi dico: ah, vabbè, mi pareva che fosse a maggio, ma magari mi sbaglio e quel dominio lì scade a marzo. Cosa facciamo? Niente, apro una nuova scheda internet. Vado manualmente su www.trevolte www.aruba.it, entro tranquillamente attraverso i miei canali soliti, rinnovi, pagamenti, area clienti, tutto quello che devo fare. E da lì verifico, nome del dominio alla mano, verifico se è così oppure no. Ok. E quindi ci siamo, anche se dovesse essere la banca che mi dice: C'è un'operazione bloccata sempre tramite email. L'email non si clicca mai sui link interni all'email. Mai tu ti crei una nuova scheda, vai per la tua strada nel luogo dove devi andare e automaticamente hai questa possibilità, hai questa tranquillità di fare la verifica ma ci sei andato per conto tuo perché sai dove sei andato perché quando tu digiti www.aruba.it banca o quello che è sei tu che vai, non ti fidi di un link che ti mettono per comodità però in realtà quando è il tuo gestore te lo mette per comodità, quando te lo mette qualcun altro eh, se lo mette per comodità sua, perché poi gli è comodo ricevere i soldi dalla tua carta di credito, ok? Ma, e allora mi dico, vabbè, ma questa email qui, allora chi è che me la manda? Qui c'è scritto Aruba, aspetta che controllo, cioè se io clicco qui, va, cioè clicco, se vado a vedere lì, mi arriva da servizio.admin chiocciola oh, caspita, mi arriva proprio da loro, eh, sono loro, non è vero, questa eh, email di questo indirizzo di mittente si può falsificare, per cui questa email non arriva da loro, semplicemente non arriva da loro, è falsificata. Siamo eh, portati a um, pensare perché eh, così è che me l'abbiano mandata loro. Eh, ma non è così: io non potrei neanche risalire, almeno io non sono capace di risalire al mittente di queste email e non so neanche se è possibile. Volendo, forse sì, ma si continuano a essere in giro queste, queste, eh, diciamo, questi inganni è eh, perché sarà difficile risalire. Eh, e per, quindi è tutto falso, quindi questa email qui si butta via. Se si ha voglia di perdere del tempo, si scrive ad Aruba. Quindi si va sul sito, si va in assistenza, si dice: oh, Senti, ma io ho ricevuto questa email qua. Eh, co cosa succede? E loro ti dicono: Guarda, è, è una truffa, è un falso, eccetera. E una volta glielo dici, due volte glielo dici, poi lo sanno eh, perché arriva da milioni di persone. E loro cosa ci possono fare se c'è qualcuno che utilizza il loro nome più di tanto? Niente, anche loro fanno la loro segnalazione. Ma è così, dobbiamo essere noi a saper distinguere il vero dal falso. Grazie Aldo per l'uso della super chat, grazie infinite. E questa, tutto sommato, non è male. È... Ce la si può cavare, si sta un attimo attenti, si può vedere questa cosa. Cosa bisogna fare quando si riceve questa email? Qua? Si fa questa cosa qui, si va sul cestino, si butta via e stop perché non c'è niente che si possa fare, non vale la pena di perdere tempo a guardare questo. Questo è l'altro virus, questo qui è uguale, stesso identico discorso: un'email fasulla. Che ti eh, invita a fare qualcosa, che ti spinge più giusto dire a fare qualcosa che poi ti costerà dei soldi, ma eh, che di fatto. Eh, basta semplicemente ignorare per non cadere nel tronello ok, anche questa però questa quando ti arriva un'email così eh, fa un po' più male anche questa ti in questo caso a me arriva da info chioccio l'associazione maggiolina.it quindi questo è il mio indirizzo internet eh, quello con cu cui io scrivo questo che sto usando e mi dicono guarda info maggiolina.it è stato violato cambia la tua password quindi mi stanno dicendo guarda è eh, siamo entrati nella tua casella email e quindi eh, adesso eh, ne abbiamo il controllo, cambia la password, ma che senso ha se ne hai il controllo sicuramente non vuoi che io cambi la password, che senso ha se io cambio la password tu non puoi più entrare, però mi dicono siamo entrati, ok, e allora apriamo, leggiamo per vedere cosa succede, ho brutte notizie per te, il 22 giugno 2018 in questo giorno ho hackerato il tuo sistema operativo e ho ottenuto l'accesso completo al tuo account Info Associazione Maggiolina. Eh, Com'era? Nel software, nel router, insomma ti raccontano che sono entrati eh, nel tuo computer. E questa email ora è molto lunga e ci sono scritte un sacco di cose brutte, tra virgolette, eh, che ora non, non leggiamo, non faccio scorrere perché ci sono riferimenti, eh, diciamo dove mandare eh, pagamenti, eh, che non voglio comunque mostrare a livello, a livello pubblico. Eh, questa email è molto lunga perché ti racconta tutto quello che hanno fatto e ti racconta tutto quello che ti faranno. In definitiva, eh, dice, guarda, che io, che noi. Siamo entrati nel tuo sistema, abbiamo messo un virus e abbiamo controllato tutto, abbiamo scaricato tutti i tuoi dati, tutte le tue foto, tutto quello che avevi sul tuo computer, abbiamo visto i siti internet dove, dove andavi a navigare, abbiamo guardato attraverso la tua telecamera, ti abbiamo fotografato mentre eri a computer, mentre il tuo computer era acceso, ci passavi davanti, giravi per casa, eccetera, eccetera. E adesso abbiamo tutte le tue informazioni. È inutile che tu le cancelli, che tu usi un antivirus, eccetera, perché farai solo dei danni. Ormai abbiamo tutto: abbiamo tutti i tuoi contatti perché nelle email tu immagazzini gli indirizzi delle persone, immagazzini le email, quindi abbiamo tutti i tuoi contatti. Sai cosa facciamo? Potevamo bloccarti il computer e poi chiederti dei soldi per sbloccarlo, che è quello che. Fanno in tanti un virus eh, di questo genere e ti si blocca il computer. Dicono: eh, Tira fuori 300 euro per sbloccarcelo. E allora eh, qualcuno paga. Invece dicevamo che si va dal tecnico. Se devo pagare qualcuno, pago il tecnico piuttosto. Ma questi dicono: Neanche quello facciamo perché in realtà non hanno fatto niente. Quindi ti stanno solo raccontando. E ti raccontano che dato che abbiamo tutte le tue foto, abbiamo visto la tua telecamera, eccetera, abbiamo delle immagini compromettenti. Adesso queste immagini qui le prendiamo e le spariamo a tutti i tuoi contatti. Tu hai un sacco di email, hai un sacco di numeri e email, indirizzi email memorizzati nel tuo, nel tuo account, noi li abbiamo visti, li abbiamo presi, ormai non puoi più fare niente tra due giorni, se non hai tirato fuori 300 euro, 400 euro, quello che è da mandare qui, noi li mandiamo a tutti, ok? E questa email è molto lunga, perché tu cominci a leggere, dici, oh, abbiamo tirato il tuo sistema, ah sì sì sì, poi mano a mano che ti raccontano tutto quello che, che hanno fatto, che hanno trovato, okay? che sono tutte cose generiche, però tra tante qualcosa magari eh, comincia a dirti, ah però forse quella volta è... Eh, ti comincia a venire il dubbio alla lunga. Ora della fine, se l'hai letta tutta, sudi perché dici «Caspita, adesso cosa, cosa facciamo?» Non ti viene da dirlo a qualcuno perché dicono che, 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 eh, «Che salame che sono stato!» Ti dici «Ma adesso come facciamo?» E quindi ti trovi a dire «Vabbè, dai, eh, insomma, eh, non si può fare altro, eh, risolviamo, paghiamo e stop». No, assolutamente non si paga, assolutamente perché non si cede a questo ricatto, ma soprattutto è tutto falso. Questa lettera ben scritta, eccetera, eccetera, di tutte cose eh, spiacevoli che vi possono capitare al vostro mondo informatico, ai vostri amici su Facebook, ai vostri contatti. Quindi, in pratica, è eh, un ricatto. Mandiamo in giro foto tue, situazioni tue a tutti quanti. Eh, è, molto, è molto brutto da sentirsi, da sentirsi dire o da leggere eh, e anche dirsi: caspita: no, no, è impossibile, questa, questa, cosa, questa cosa non è. Eh, quindi, cosa si fa? Si prende e si butta via tutto. L'ideale sarebbe non arrivare a leggere. Cioè, ho avuto notizie per te, in questo giorno ho creato il tuo sistema operativo, ho tenuto l'accesso da. Prendere e buttare via, perché leggere tutto fino in fondo ti fa solo venire ansia eh, di una cosa che non, eh, che non succede. Grazie Giampaolo per l'uso della super chat. Grazie infinite. Quindi, questo è il mio consiglio: eh, prima, eventualmente di cedere alla disperazione, pagare e fare tutto quanto, si fa una ricerca su internet. E quindi eh, si va su internet e eh, si cerca questa cosa ma mi è capitato il virus di questo genere e, e troverete che ce ne sono un'infinità perché questa email l'hanno mandata a milioni di persone facendo in modo che sperando che tra i tanti tante persone che l'hanno ricevuta qualcuno cada nella rete eh, diciamo e quindi... Troverai tanta altra gente che dice: Ah, oh, sì, l'ho ricevuto anch'io, è un virus, buttalo via. E quindi ci, ci si rilassa, ci si rende conto che si butta via. Ma leggendo tutto quanto si è portati a a chiudersi, a evitare di confrontarsi con gli altri perché ci si dice eh, sono stato un po' imprudente caspita quella cosa lì però non voglio dirla e quindi ti trovi da solo e alla fine paghi e, e non va bene perché poi te ne chiedono degli altri di soldi cioè non ti hanno fatto niente semplicemente eh, giocano con la tua paura di questo ok quindi anche questa email qua eh, il sistema giusto per togliersi da questa, da questa cosa è eliminarla, buttarla via e stop non c'è niente, niente da fare potremmo segnalare nei vari siti eh? ma tanto queste segnalazioni sono arrivate milioni di volte siamo solo noi che non lo sappiamo perché ad esempio questa cosa qui eh, ne parlavano a settembre del 2018 c'è stata un'altra ondata di queste email e se guardiamo su internet facciamo una ricerca le, le troviamo però eh, tutta questa cosa eh, dovrebbe aiutarci a ragionare per il futuro, a dirmi: Ok, eh, ho ricevuto queste email, erano solo stupidaggini, ho buttato via. Ma metti caso che possano effettivamente essere entrati, possa aver preso un virus. possano, Come avrei potuto tutelarmi? Ormai mi hanno preso di sorpresa. Se fosse stato vero, eh, era un guaio. Ma come potrei tutelarmi in futuro eh, con questo? Allora devo essere più prudente. Eh, quindi, nella scelta delle password, quando faccio la password per Facebook, io dico: ma sì, dai, metto la mia data di nascita, metto il nome di mio nipote, tanto a Facebook non mi interessa niente, non c'è niente. È vero, adesso non ti interessa niente di Facebook. Però quando sono passati sei mesi, un anno, che tu cominci a avere delle amicizie, cominci a avere un po' di cose, ti dà fastidio che prendano foto tue eh, dove magari non sei così bello e le, mandano, e le mandino a tutti i tuoi amici o, insomma, eh, o anche solo che scrivano messaggi strani ai tuoi amici perché sono entrati nel tuo account Facebook. Quindi è importantissimo scegliersi una buona password, piuttosto difficile da indovinare. Scriversela in modo da non dimenticarsela, ma soprattutto è molto importante differenziare le password da un posto all'altro perché se io scrivo sempre quella o sempre le solite tre va a finire che una di quelle la uso anche per un sito poco sicuro, tra virgolette, un sito magari di poca importanza dove mi registro tanto per vedere due cose e poi come va va, eh, però magari quel sito lì non ha tutte queste tutele per, per quanto riguarda gli utenti e viene attaccato e a lui rubano le password di tutti gli utenti iscritti tra cui la tua quella password lì, per quel sito lì a te non ti interessa ma l'hai usata anche per Facebook, l'hai usata anche per la posta elettronica, l'hai usata anche per la banca, l'hai usata anche per altre cose dove ti dà fastidio. È ovvio che chi ha carpito queste password sa e va a, eh, a cercare in altri siti dopo. Per cui è molto importante fare password diverse. Ora lo so che eh, tutti quanti noi. Tutti quanti noi mi ci metto in mezzo, anch'io, abbiamo usato eh, alla fine più o meno le stesse password perché io ne ho più di 170, ricordarsele tutte diventa, diventa difficile e, e quindi no, uso quella bella sicura e, e quindi adesso ci viene il dubbio, ci viene la preoccupazione. Non fa niente, adesso è così, ma da questo momento in avanti abituiamoci che ogni iscrizione una password diversa. Poi, Siti di particolare importanza, eh, password uniche, che non uso mai, da nessuna altra parte. Ma mai, 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 perché così sono più tranquillo. Se entrano eh, da una finestra, entrano solo in quella stanza lì, non entrano in tutta la casa per, per capirci. Quindi eh, dobbiamo essere bravi in questo. Poi cerchiamo di utilizzare sistemi più eh, sicuri eh, mi avete visto nel video del lunedì il video di lunedì scorso andiamo a vederlo dalla nostra app visto che ce l'abbiamo qua allora gli ultimi sette video quello di lunedì, questo più sicuri con google authenticator vi invito ad andare a vederlo è un sul, video sullo smartphone ma si applica al nostro computer parla di account con doppia autenticazione quindi tutte le aziende più serie eh, per quanto riguarda più serie più avanzate se vogliamo per quanto riguarda la nostra vita online dove abbiamo dati e tutto quanto per cui gmail dove abbiamo la posta e tutti gli indirizzi dei nostri amici eh, facebook eh, dove abbiamo comunque amici indirizzi contatti eccetera si preoccupano della sicurezza del, eh, del vostro account e quindi utilizzano un secondo livello cioè in pratica cosa succede che quando tu metti la password per entrare in Google, nel tuo nella tua posta di Google, nel tuo account Google se non è il tuo computer solito, nel mio caso, se io non la metto da questo computer, ma lo metto da quello giù nel soggiorno di mio figlio, il mio account Google non lo fa entrare, anche se la password è giusta, cioè se io mi siedo davanti a quel computer e digito la password giusta, lui non mi riconosce, fa uscire un qualcosa nel mio telefono per cui io debba autorizzare col telefono e nello specifico per chi non ha visto il video fa uscire questa cosa qui allora io eh, esco vado a prendere google authenticator che è questa applicazione qui eccola qua e in pratica quando io decido di usare uno dei miei account google ne ho più di uno due li ho protetti con la doppia autenticazione se entro in quello di maggiolina mi chiede di tirare fuori dalla tasca il mio telefono, di venire in questa app e di ricopiare nel computer questo numero, perché questo numero ce l'ho solo io sul mio telefono e questo numero vale anche eh, per poco tempo. Questa, ehm, questa, questa torta che si rimpicciolisce, questo cerchio che si rimpicciolisce, è perché questi numeri valgono per poco tempo. Se io non sono abbastanza svelto nell'inserirli. Poi eh, non, è, non è più possibile entrare, ok? Eh, e, cambiano, e cambiano numeri. Ora rimpiccioliamo così eh, siamo a posto. Per cui, se quei numeri non sono stati messi mentre erano visualizzati, ora è troppo tardi per riuscire ad entrare. Quindi, anche se si sono visti. Non, non fa nulla, non si può riuscire a entrare. Per cui serve il nome, account, la password e la doppia autenticazione, cioè un dispositivo di solito è il telefono che tu hai con te e che ce l'hai solo tu. Per cui se io sono in giro per i fatti miei e, e mi, mi appare un messaggio perché poi ti avvisa Google. Guarda che c'è qualcuno che sta entrando. Sei te. Se non sei te, eh, quello non entra, ma tu sai che poi cambi la password. Quindi, quando c'è la possibilità della doppia autenticazione, sforziamoci per cercare di mettere questa doppia autenticazione. Si fatica un po', ma ci si tranquillizza per il futuro e soprattutto evitiamo di usare quei servizi che non ce l'hanno, tipo la posta elettronica. Magari c'è qualcuno di noi che ha eh, la posta elettronica da un sacco di tempo e magari utilizza servizi più vecchi che non hanno questa cosa qui, anche se il vecchio non vuol dire che poi non abbia seguito i tempi e che non si sia aggiornato, ma magari un servizio che non ha questo questa cosa della doppia autenticazione può valere la pena di pensare di spostarsi o di, di utilizzare di più l'email che ha una doppia autenticazione per questa cosa qui. Eh, mi viene da parlare anche dello speed: lo speed, ehm, servizio pubblico identità digitale. Se avete visto il video di oggi, eh, ne ho parlato ad un certo punto. Tanto ringrazio Giovanna per l'uso della super chat. Grazie infinite, Giovanna. Eh, questo speed eh, deve essere molto sicuro perché. Eh, ci fa accedere a dati sensibili, eh, vabbè, eh, a parte gli uffici postali, ma la cartella sanitaria, ma le, le, le tasse, ma insomma un sacco i punti della patente, come si vede nel video di oggi, quindi in, in molti posti eh, molto privati per cui c'è bisogno della doppia autenticazione ci sono due o tre password eccetera e aggiungono hanno aggiunto di recente un terzo livello cioè un ulteriore codice di autenticazione per farlo ancora più sicuro per operazioni particolari e io ho persone che mi scrivono dicono oh, ma caspita ma ci fanno diventare matti con tutta questa roba qua non, non ne veniamo fuori, se uno non è capace ne, non ne viene fuori eh, mi rendo conto che non sia semplice ma viene fatto per la, nostra, per la nostra tutela, quindi se è difficile, non è colpa del gestore che la fa difficile, è colpa di tutti quelli che se è facile ti entrano dentro e ti rubano identità e, e tutto quanto. Per cui mh, cerchiamo di adeguarci senza lamentarci e, e cerchiamo di imparare. In sostanza, non è impossibile. Eh, so che molti vanno avanti e indietro con lo speed un sacco di volte, ma cioè, ci sono i video, nel nostro caso, anche questo. In associazione maggiolina cerchiamolo sempre qua c'è questo video devo dire che è molto che è molto visto allora andiamo a vedere l'app volevo vedere se riuscivo a comandarlo senza prendere in mano il telefono pare che ce la facciamo eccola qua questa è l'app e se scriviamo speed facciamolo è eh, lo speed mi dimentico sempre che devo premere cerca eccolo qua nel video, eccolo qua, quello dello speed che ci interessa è questo, il 79 speed, cos'è lo speed e perché ti serve tu subito nel video mi sentite fare un accorato eh, diciamo eh, invito a ottenere questo speed facciamolo, io lo dico sempre ma pochi lo fanno però poi, quando è ora, mi scrivono per dire: Caspita, mi serve subito lo Speed e non riesco a farlo. Devo fare questa richiesta, devo fare l'altra, ma non ci riesco la password. Lo Speed è l'identità digitale, ci è data gratuitamente o anche a pagamento, ma dalle poste gratuitamente. E, e serve per interagire con la pubblica amministrazione. e Servirà al 100 verrà il giorno in cui ti serve lo Speed. Oggi non ti serve bene. È il momento di farlo, oggi che non ti serve. Con pazienza eh, mi registro, vado in posta, mi faccio riconoscere, ci sono riuscito, non ci sono riuscito, ci metto due giorni, ci metto 15 giorni, ma lo faccio perché viene al 100% il momento in cui mi servirà questo speed. Eh, per cui fatelo, se ci fate caso, è uno dei video più visti in questo ultimo periodo perché eh, lo speed adesso con tutte le novità che ci sono di, 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 di governo tra reddito di cittadinanza tra ehm, pace fiscale quello che è eh, tu puoi o galoppare per uffici un ufficio via l'altro perdere tempo mattine, code eccetera e non riuscire a volte oppure col tuo speed fare le tue cose da solo dal, dal computer o perlomeno prenotarti fare tutte cose di questo genere per cui... Eh, eh, facciamolo eh, eh, Aldo vedo che mi dice in chat Daniele ho sentito che nel 2020 sarà a pagamento e questo ancora non lo so per adesso è gratis e quindi facciamocelo e godiamocelo gratis se poi sarà a pagamento vedremo il da farsi al momento quello di poste è gratuito altri che ho visto sono magari a pagamento subito o magari a pagamento dall'anno prossimo quello di poste per il momento è gratuito e io non ho informazioni diverse però non sono neanche così informato ma in ogni caso servirà è come, non lo so, è come il codice fiscale ormai te lo chiedo anche quando vai dal tabaccaio per cui a un certo punto ti chiederanno lo speed alla stessa maniera facciamolo intanto è gratis intanto ci vuole tempo intanto non mi serve ma io mi preparo ad averlo grazie Alessandro per l'uso della super chat e, e quindi eccoci qua. Bene, direi che questo era quello che volevo raccontarci per questa sera. Vi ringrazio per essere, per essere stati con noi anche questa, anche questa serata, è sempre, è sempre un piacere avervi e ci vediamo martedì prossimo in diretta e ormai sapete che tutti i giorni siamo sul canale. E agli amici di Maggiolina, eh, vi ricordo che avete a disposizione anche il bar Due Chiacchiere. Approfittatene per venirci a trovare, incontratevi anche tra di voi perché eh, riusciamo a risolvere tanti problemi oltre che anche a fare un po' di amicizia. Per cui vi aspettiamo anche al bar Due Chiacchiere. Ciao a tutti e a presto!